Ciao a tutti, oggi facciamo una recensione sulla GoPro Hero 4 Black. Sì, lo so, è una GoPro abbastanza vecchiotta, anno se non ricordo male che era uscita nel 2014, ma l'ho presa usata proprio perché la telecamerina, non so se avete visto il vecchio filmato, nel caso vi lascio il link in descrizione della recensione appunto della Action Cam Koao che ho preso su Amazon, visto che non mi piaceva per niente, ho cercato di acquistare una GoPro. Quindi questa è una recensione per vedere o per capire se la Hero 4 Black è ancora attuale e vale ancora la pena acquistarla. Quindi quello che vedete qui è quello che ho comprato appunto usato da un ragazzo della mia zona che mi ha venduto il microfono, vabbè, la GoPro stessa e tutti quanti i vari attrezzi. Faccio un unboxing veloce e quindi velocizzo il video e poi dopo vi spiego al volo il tutto. Ok, allora vi spiego quello che il ragazzo mi ha dato compreso nel prezzo in maniera abbastanza veloce. E, ok, oltre tutte le varie cover posteriori per i vari accrocchi, mettiamola così, mi ha dato tutti appunto gli accrocchi per cioè gli agganci per la GoPro. Qualcuno pensa che lo combatta a parte. Questo è il tappo per la lente se non vuole essere messa dentro la scatola. Poi vabbè, cavo USB per caricarla, per passare i dati. Poi il microfono. Il microfono mi ha dato esattamente il Boya BY-LM20 con il suo adattatore. L'ho provato in un video, poi anche quello metterò in descrizione, dove vado in moto e devo dire che si sente molto ma molto ma molto bene. Comunque dopo questo diciamo unboxing, dopo questa spiegazione veloce, metto i vari test che ho fatto con le varie risoluzioni appunto. Poi oltre a quello mi ha dato questa, che sarebbe una batteria aggiuntiva che va attaccata al modulo posteriore dietro alla GoPro, nel caso poi ve lo faccio vedere al volo, e poi mi ha dato anche il display, sembra che va collegato al modulo posteriore. Poi mi ha dato un'altra batteria più quello per caricare le varie batterie, per caricare tre batterie insieme della Smart 3, e da quello che ho visto è una marca che su GoPro va abbastanza bene. E quindi dicevo, per quanto riguarda i moduli, questo non avendo il display posteriore, andava comprato a parte. Il ragazzo che mi ha dato compreso nel prezzo mi ha spiegato pure come inserirlo. Comunque si inserisce con nessuna facilità, basta inserire questo qui dentro e farlo entrare qua, nient'altro. Quindi diventa come se fosse una Silver, mettiamola così. Ok, dicevo, per quanto riguarda il grandangolo, che io consiglio se si fanno riprese tipo in moto, se si imposta il 4K, la risoluzione, cioè i frame per secondo, scusate, scendono a 24. Se invece ci si vogliono sui 2K7 la risoluzione e il frame per secondo sono di 30, mentre sul 1080, che sarebbe la risoluzione che uso io, sempre scusate mettendo il super view, i frame per secondo arrivano addirittura a 80, ma ovviamente io consiglio i 60. Ora inserirò in questo video dei vari test fatto con questa Action Cam e con l'altra della Koao che ho pagato intorno a 70 euro su Amazon. Questa usata con tutto quello che vedete, le ho dato intorno a 100 euro,
per farvi vedere la differenza fra le due, ossia fra un action cam GoPro uscita nel 2014 e un action cam cinese uscita pochi mesi, forse al massimo l'anno scorso. Prova sempre fatta con action cam Huawei, impostazione del video 1080p 60 frame. Purtroppo il grandangolo a questa velocità, a questi frame, volevo dire, scusate, non è possibile attivarlo. Risoluzione 1080p, grandangolare non stabilizzata perché purtroppo la GoPro 4, essendo del 2014, non ha la stabilizzazione. K 24 frame per secondo impostando il grandangolo, la GoPro sul la Hero 4, ovviamente parlo la Black sul 4K 24 frame per secondo, quindi se si scende dal 30 frame per secondo al 24K per secondo, in questo caso è possibile attivare il grandangolo. Ora proviamo il video a 4K 30 frame per secondo, anche in questo caso non stabilizzata perché ripeto la GoPro non è stabilizzata e senza grandangolo, perché sul 30 frame purtroppo non è possibile attivare il grandangolo. Aggiunto un voltmetro. Non l'ho aggiunto io, ammetto, questo e anche le frecce sono state messe da un amico mio perché io ho avuto molte difficoltà. Comunque, oltre a questo, volevo anche volevo parlarvi del casco. Ho voluto un GV K3S, purtroppo quel tipo di casco per la mia taglia e portando gli occhiali non andava bene. Avrei dovuto acquistare un casco di una taglia. Allora, vi dico le mie conclusioni. Dopo quello che ho testato e che avete visto anche voi, ho cercato di fare del mio meglio per farvi vedere la qualità e la differenza fra le due. Posso dirvi che se trovate una Hero 4 Black o una Hero 4 Silver e vi basta il 1080p grandangolare per fare i vostri video, anche se ovviamente questa non è stabilizzata, ma penso di averlo detto nel video, vi consiglierei di prendere questa piuttosto di prendere un action cam cinese che andrete a pagare nuova 60-70 euro, ma usata l'andate a pagare 40-50 euro. Spenderei un po' di più e andrei sulla Hero 4, che ovviamente dipende dall'uso che dovete fare. Dovete fare dei video grandangolari che si vedono bene, dove anche se non è stabilizzata la lente, ma vi permette veramente di avere una qualità ancora valida. Secondo me nel 2022 non volete spendere una fortuna, quindi investire 400 euro 500 euro per quella nuova. Questa qui usata un 100 120 euro, secondo me lo vale tutto, perché siamo veramente su un altro pianeta rispetto alle varie cinesate che trovate in giro.